L'ultimo intervento è dedicato ad una mostra che ha curato la nostra redazione, I mestieri di Betlemme. Se c'è un parco dei mestieri così ante litteram è il presepio. Il presepio ha sempre rappresentato, come ci spiega l'antropologo Kezic, anche le attività umane. Gianni Zotta, che è il nostro fotografo che chiamerei qui al mio fianco, ha voluto cogliere nelle rappresentazioni, nei presepi viventi, questo aspetto peculiare. Abbiamo 12 sue magnifiche foto che illustrano i mestieri di Betlemme. Nel mio pellegrinare con Vita Trentina e facendo appunto nel corso degli anni i vecchi mestieri che si trovano collocati a fianco dei presepi che le piccole comunità esprimono, dei lavori persi, e pensiamo con questa grande crisi quanti lavori adesso stanno perdendo, forse anche il mio lavoro che non è così tecnologico va perso, quindi sono dei momenti di memoria che evidentemente la gente vuole ancora riproporre e che vuole ancora riconoscere nel proprio territorio e quindi vicino alla montagna prevalentemente. Come fotografo evidentemente devo fare qualche immagine per documentare questi fatti. Non voglio allungare di più, vedo l'amico Diego Andreatta che mi dà fretta, quindi le passo subito il microfono. Buona giornata.